Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui questo nuovo video su Gran Turismo 6, questo nuovo random race con la Wilcam che stiamo effettuando più veloci che mai. Siamo oggi in una gara su Grand Valley Speedway con la Toyota Gazoo Racing. È una gara un po' diversa perché mentre le scorse gare le abbiamo fatte tenendo diciamo dei settaggi abbastanza favorevoli a noi, quindi non come giocavo precedentemente del volante, quindi senza controllo stabilità o roba varia. Quest'oggi siamo tornati a quei livelli, quindi abbiamo disattivato controllo stabilità, controllo antifattinamento, aderenza bagnata e bordopista realistica, però in più abbiamo adesso iniziato a mettere il cambio manuale, perché ragazzi con il volante si inizia ad andare veramente veramente sulle guide pro. Quindi vi lascio al video, vi lascio a questa gara che sarà un po' un mezzo spascio, perché ragazzi parlare e guidare, quindi stando pure attenti al rumore dell'auto per cambiare correttamente, non è stata abbastanza facile, essendo diciamo una delle prime gare con il volante con il cambio, anzi la prima gara con il volante con il cambio, non è stata al massimo. Però ragazzi, spero il video vi piaccia uguale, ci saranno molti altri così, quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi. Eccoci in pista ragazzi con la Gazoo della Toyota Racing. Quest'oggi ragazzi siamo con i settaggi che utilizzavo un po' con il joypad, siamo con il cambio manuale e siamo con stabilità e antipattinamento disattivati. Quindi ragazzi non sarà facile andare una vittoria, siamo qui sul Grand Valley Speedway. Infatti ragazzi qui avevo dimenticato di scalare la marcia perché stavo parlando. Vediamo se sarà facile ragazzi riuscire ad andare alla vittoria. Qui tutta di quinta, tutta a 170. Questa ragazzi è una buona auto, non è malissimo. Ora devo solo vedere se... Oh, vai con la staccata. Ok, siamo usciti un po' larghi. Ok, mamma mia ragazzi, grandissima auto. Non so ragazzi se adesso questa gara farla vedere on board camera, ma penso di sì, tanto si vede abbastanza dentro quest'auto, c'è abbastanza visuale. Ok, queste ragazze saranno gare in cui forse parlerò un po' di meno perché devo concentrarmi anche sul sentire il rumore. Se chiacchiero troppo non riesco a sentire molto il motore dell'auto, anche perché sto giocando senza cuffie, quindi non ho proprio il rumore dell'auto nelle orecchie, ma sto giocando con l'autotelevisore comunque abbassato per non farlo sentire nella Wilcam. Ok, va bene ragazzi, stiamo tenendo bene la curva, vediamo se all'esterno chiamo la seconda. Oh, guarda sto testa di merda. Ok, siamo sesti, dobbiamo però riuscire ad andare a prendere i primi. Mannaggia la miseria. Parlando mi dimentico di cambiare marcia. Oh no, il box! Matto! Vai, mettiamo la sesta ragazzi, cerchiamo di sfruttare la scia per superare quest'auto, per superare Villar. Questo ovviamente ci inchiodano davanti, si mortacci loro. Bene, dai che siamo quarti. Stiamo sporcando un po'. Porco tu, mi dimentico sempre di mettere la quarta, Paolo. Stiamo sporcando un po' anche per il fatto che non riesco a sentire. Devo concentrarmi un po' a sentire il rumore dell'auto e non concentrarmi solo sulla gara. Questo ovviamente è un po' di meschichezza in più e si riuscirà a raggiungere obiettivi molto... Siamo quarti. Non è impossibile però andare alla vittoria ragazzi. Siamo comunque a 6 secondi e 6, quindi ragazzi non è che abbiamo chissà quanto recuperato, però è anche vero che non ci hanno staccato di molto rispetto alle previsioni. Bene. Ok, si può fare però, si può fare, se non facciamo cazzate enormi
ce la si può fare. Intanto superiamo questa S2000, che se non sbaglio dovrebbe essere una S2000, sì, è una S2000, bene. Oh, vai, meno male che c'è sta sto pochetto d'asfalto qua di uscita curva che ci permette di prenderla leggermente più larga. Siamo a 5 secondi e 6, abbiamo recuperato un secondo, che ragazzi è come oro, non è male. Poi con la pietanera è tutta un'altra cosa, raga, mannaggia la miseria sto qua. Compratevelo, raga, il volante, perché, cioè, poi come ho spiegato io negli scorsi video, questo qua non costa tantissimo, è molto comodo e regà, pedagliate una cifra, quindi questo compratelo, è il Thrustmaster T60, lo trovate senza problemi, anche a meno di 40 euro, infatti l'ho pagato 37 euro ragazzi, spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon Prime, regà, ve conviene una cifra. Intanto siamo terzi, adesso dobbiamo entrare in concentrazione. Siamo a 5 secondi e 4, dobbiamo recuperare i primi ed andare alla vittoria. Adesso qui ricordiamoci di metterla questa fottutissima quarta. Ok. Dai raga, che ce la si può fare. Vai con la staccata, lo so raga, la sto più a male perché dovrei prendere esterno, interno, esterno, però mi ci devo ancora via la cazzo di abitudine. Alcune curve le faccio esterno, interno, esterno, però altre ancora no. Dai raga, i primi pistano però, però io già ragazzi, se riesco a superare questo Blanchard qui davanti, sono molto felice. È sempre il solito Blanchard. Sono un po' concentrato. Porca miseria, porca miseria. Siamo a 3 secondi e 5. C'è da dire che però il secondo sta comunque recuperando il primo. E lo fa sempre quando noi lo dobbiamo superare, questo figlio di puttana. Dai. Minchia, accelera quella Xarda Rally, quella è la Xarda Rally, raga, guarda come cazzo corre. Niente raga, siamo arrivati terzi, non è male. Forse ci serviva un altro paio di giri in più, però raga, non è che potevo fare una gara dei 70 giri perché ci devo vincere per forza. È andata così ragazzi, noi 3 giri, come va? Siamo a 3 secondi e 4, questo sì, un altro giro, un altro paio di giri ce l'avevamo fatta. Ci avevamo la Xara Tarelli davanti e la Clio V6 Trophy 24B. Ce l'ho anch'io quella gara, quella macchina, raga, e beh, c'è motivo se non l'abbiamo superata. È veramente, veramente un'auto veloce. Comunque ragazzi, questa gara si conclude qui. Tutto sommato siamo arrivati sul podio, nonostante abbiamo utilizzato cambio manuale e settaggi senza pattinamento e controllo stabilità. Ci vediamo noi ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Che devo fare? Non ho capito che devo fare, raga! Ma aspetta, ho capito! Ok, devo intercettare e poi sparare. Devo intercettare e sparare.